Il candidato sindaco di Trapani, Pepe Bologna, ha presentato ufficialmente ieri pomeriggio i candidati della lista Scirocco per Trapani ed il progetto elettorale Nuova Città, composto da 12 pilastri, frutto del confronto con cittadini e associazioni. È un progetto elettorale che non si è inventato in 12 ore o in 12 giorni. Ci abbiamo cominciato a lavorare dal mese di novembre, raccogliendo interviste fisiche, interviste telefoniche, contatti porte a porte. Abbiamo poi assemblato tutte quelle che erano state le richieste o le lamentele dei cittadini trapanesi e le abbiamo messe in fila per realizzare la bozza di progetto elettorale che soltanto oggi diventa progetto, perché nonostante già era stato tutto costruito, negli ultimi 15 giorni qualche piccolo aggiustamento è stato fatto perché le segnalazioni della gente ci portavano a fare dei piccoli interventi. Sono contento che oggi si presenti il definitivo, ma sono contento doppiamente anche perché questo progetto ci è costato molta fatica e tempo, è diventato il progetto pilota di tutti gli altri candidati. Restando nel capoluogo, questa mattina Giacomo Tranchida ha presentato ufficialmente al Comune la sua candidatura a sindaco di Trapani, il programma di governo e i nomi dei primi tre assessori designati. Si tratta dell'avvocato Andreana Patti, dell'ex assessore al Comune di Erice Ninni Romano e di Enzo Abbruscato, ex consigliere comunale di Trapani. Sempre dal fronte della presentazione delle liste, ieri pomeriggio nel comitato elettorale di Via Spalti è andata avanti la raccolta firme per la lista Trapani Riparte a sostegno della candidatura a sindaco di Vito Galluffo. Stiamo raccogliendo le firme per la presentazione della lista. Nel frattempo discuteremo fra poco con i candidati sul programma, sul progetto, sulle cose da fare per la città di Trapani. Spostandoci nel Movimento 5 Stelle, il candidato sindaco di Trapani, Giuseppe Mazzonello, è intervenuto sull'impiantistica sportiva e sulla mancanza di manutenzione delle strutture esistenti. Il candidato dei 5 Stelle oggi pomeriggio incontrerà i cittadini al quartiere Cappuccinelli. Per quel che riguarda il rinnovo del Consiglio Comunale di Trapani, la candidata della lista Trapani Tua, Anna Garuccio, ha inaugurato ieri pomeriggio il suo comitato elettorale. Presenti il candidato sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano. La candidata ha spiegato i motivi del suo sostegno a Tranchida, soffermandosi sulle priorità per lo sviluppo della città e sulle emergenze. La scelta nei confronti della candidatura di Giacomo Tranchida nasce per dei motivi ben precisi. Innanzitutto la sua esperienza passata, da non sottovalutare, i suoi tanti anni di candidatura e quindi l'esperienza, l'oculatezza con cui ha affrontato determinate tematiche molto importanti, da risolvere, soprattutto nei confronti di Valderice, ma anche di Erice. Se verrà eletta, quali saranno le priorità che porterà in consiglio? Certamente il rilancio del porto, l'aeroporto e la sistemazione della linea ferroviaria, queste credo che siano tematiche che accomunano tutti noi, insieme all'arredo urbano, l'emergenza spazzatura. Sappiamo tutti che la differenziata è entrata a far parte del nostro quotidiano in maniera anche forzata, però è opportuno affrontarla perché differenziare i nostri rifiuti è molto importante e dobbiamo impedire che le persone aspettino mesi interi, prima che vengano effettuate le sepolture dei propri cari. Quindi dobbiamo evitare di aggiungere altra sofferenza alla sofferenza già esistente. Oggi pomeriggio alle 17 Giuseppe Lipari, in corsa nella lista Tranchida, il sindaco per Trapani, inaugurerà il suo comitato elettorale in Corso Italia. Sempre oggi pomeriggio alle 17:30 sarà la volta dell'apertura del comitato di via Giovanni Adragna di Davide D'Amico, sempre per la lista Tranchida, il sindaco per Trapani. Spostandoci a Custonaci, il candidato sindaco di Custonaci, Giuseppe Morfino, ha aperto ieri la sua campagna elettorale. Sostenuto dalla lista Condividi, Morfino ha illustrato le priorità del suo programma elettorale, marmo e turismo. I punti fondamentali sono lo sviluppo del settore marmifero che vive una grande crisi, lo sviluppo del settore turistico e poi i servizi sociali e l'efficienza amministrativa. Il marmo, dicevo, vive una grave crisi. Più di 1.000 posti di lavoro persi fra il diretto e l'indotto. E l'amministrazione comunale uscente è stata assente da tutti i punti di vista, assente a livello regionale, nelle riunioni previste per difendere il settore marmifero, assente nella programmazione per il settore marmifero. Un'amministrazione che non ha tenuto conto che il marmo è l'attività principale di Custonaci.
Sul turismo si è fatto un turismo di livello basso, noi vogliamo migliorare la situazione, vogliamo che Corino diventi veramente un punto di eccellenza, migliorando i servizi, migliorando le infrastrutture che non ci sono, il lungomare Cristoforo Colombo, il lungomare Foggia. Noi dobbiamo fare in modo che la gente, queste bellezze che noi abbiamo, la riserva naturale di Montecofano, il parco suburbano di Cerriolo, vengano valorizzate, perché sono veramente delle eccellenze. Restando a Custonaci, domani sera alle 21 in piazza Santuario, Giuseppe Bica, candidato sindaco per il comune di Custonaci, aprirà la sua campagna elettorale. Saranno presenti anche i candidati della lista Siamo Custonaci. Nel corso dell'incontro verranno ripercorsi i risultati raggiunti e punti del programma elettorale. A Pacecco invece Giuseppe Scarcella, in corsa per la carica di sindaco, aprirà ufficialmente oggi la campagna elettorale, inaugurando alle 18 il suo comitato di Viale Regina Margherita. A Valderice intanto questa mattina è stata presentata la squadra di candidati del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative. Presente all'incontro, oltre che l'avvocato Marcella Mazzeo, in corsa per la carica di sindaco, il senatore Maurizio Sant'Angelo e l'onorevole Valentina Palmeri, oltre che gli assessori designati, ovvero Maurizio Oddo, candidato a sindaco di Erice alle scorse elezioni, e Francesco Rizzo. Nel corso della conferenza stampa Marcella Mazzeo ha illustrato i punti programmatici della sua proposta politica. La mia candidatura nasce nel modo più trasparente e naturale possibile, perché nasce all'interno di un percorso che abbiamo iniziato con gli attivisti, con i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, per verificare se c'erano le condizioni per essere presenti sul territorio e per dare e offrire al territorio una proposta politica di cambiamento, per rendere Valderice una città moderna, una città attenta all'ambiente e soprattutto una città dove i cittadini possono realmente essere informati, partecipare ed essere protagonisti delle scelte che riguardano il territorio. Il nostro obiettivo fondamentale è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini valdericini. Non abbiamo progetti faraonici, non abbiamo idee non realizzabili, ma idee semplici e immediatamente spendibili che tendono a una riqualificazione del territorio, ma che tendono anche a porre in essere tutti gli strumenti di partecipazione alla vita politica. Quindi fondamentalmente un'azione amministrativa che sia improntata a criteri di trasparenza, di onestà, che sono i nostri cavalli di battaglia, ma anche di efficienza e di progettualità.